Ciao a tutti e bentornati sulla Mela Avvelenata. Vi chiedo scusa se sentirete la mia voce un po' diversa dalle altre volte, ma sono reduce da un intervento. Comunque sto bene, sono pronta a ripartire e sicuramente mi fa anche molto bene esercitarmi, quindi diamoci dentro. Argomento di oggi, il Natale. Ah, quanto amiamo il Natale! Io lo adoro, e voi? Ci si riunisce in famiglia, si ritrovano le persone care, si condivide l'affetto. Forse però non sapete che per alcuni individui particolarmente fragili e disturbati, questo giorno può divenire la miccia che esplode e porta sulla strada del non ritorno. Il giorno prescelto per realizzare il proprio distruttivo piano omicida, perché la solennità di quel giorno lo renderà memorabile. Un nero Natale. Oggi vi racconto una playlist dei 5 più inquietanti delitti ed eventi tragici che si sono consumati nel santo giorno più atteso dell'anno. Del resto, questo è il canale della Mela Avvelenata e anche a Natale, sempre argomenti leggeri sul mio canale. Cominciamo dal primo caso, il massacro dei Lawson. In America, il Natale di sangue della famiglia Lawson è una specie di storia dell'orrore che si tramanda di padre in figlio. Carolina del Nord, 1929. Charles Davis Lawson, 43 anni, coltivatore di tabacco, decide di portare la sua numerosa famiglia a fare un ritratto fotografico, un vero lusso per una famiglia operaia a quei tempi. Siamo alle porte del Natale e la coppia con i 7 figli parte per la città, acquista degli abiti nuovi e realizza questo ritratto. Che bel gesto, magari inusuale per quei tempi, ma che può solo cementare l'affetto e cristallizzare nel tempo un periodo gioioso della propria vita. Giusto? Sbagliatissimo. Questo atto cela infatti un oscuro segreto e un piano a dir poco agghiacciante. Ecco la nostra famigliola al completo. In primo piano c'è Arthur Lawson, 16 anni, con la sorella Mary Rose, 17, e i loro genitori in piedi nella parte posteriore. La madre, Fanny Lawson, tiene in braccio Mary Lou, l'ultima nata, di soli 4 mesi. James, 4 anni, Mabel, 7, Raymond, 2 e Carrie, 12, sono seduti nella parte anteriore. Il 25 dicembre 1929, Santo Natale a casa Lawson. La 17enne Mary Rose si alza presto per fare una torta di Natale e le due sorelline, Carrie e Mabel, lasciano la casa per andare a visitare i loro zii. Ma i loro passi si arrestano presto. Dietro il fienile il loro padre, Charles, aspetta in silenzio, con un fucile da caccia alla mano. Il 43enne mira e spara alle sue figlie, le prende a randellate per finirle e nasconde poi i loro corpi all'interno della stalla. Fa dietro fronte e come un automa torna sui suoi passi, verso la casa padronale, dove la moglie Fanny, 37 anni, siede sotto il portico. Charlie le spara e la scavalca, entrando in casa dove Marie, James e Raymond, sentiti gli spari e compreso quanto stava accadendo, poterono solo tentare di nascondersi in preda all'orrore più nero, prima di essere uno ad uno stanati ed uccisi da colui che li aveva generati. Infine toccò anche alla piccola Mary Lou di 4 mesi, presa a randellate. La causa della morte della neonata sarà la frattura del piccolo cranio. I 7 corpi vengono ritrovati con le braccia incrociate sul petto e con delle pietre sotto la testa dal figlio maggiore della famiglia, Arthur, che era stato mandato dal padre a fare una commissione la sera prima dell'uccisione. Arthur, l'unico superstite di quella strage, diede l'allarme. Charles non c'era, ma poche ore dopo furono ritrovate delle lettere scritte di suo pugno e poco più in là il suo corpo. Si era ucciso sparandosi nei boschi attigui. Le lettere però non contenevano nessuna spiegazione sul folle gesto. Dopo i funerali, la casa di Lawson cominciò ad attrarre centinaia di turisti, con lo stesso benestare del figlio superstite, che la visitarono per vedere la torta di Natale di Marie in mostra, un ricordo del massacro, tenuta protetta dietro ad un vetro, dopo che alcuni visitatori rubarono dei chicchi di uva passa. Per
Per completare il tragico destino familiare, Arthur Lawson morì non molto tempo dopo, in maniera tragica, per via di un incidente automobilistico nel 1945, lasciando una moglie e 4 figli. Ma una motivazione di questa mattanza esiste? Il mistero del massacro è rimasto irrisolto, fino a quando anni più tardi, nel 1990, fu pubblicato un libro sul massacro in cui Bowles, un cugino dei figli di Stella Lawson, rivelò di aver sentito la madre di alcune delle donne della famiglia Lawson parlare durante la cerimonia funebre di come Fanny avesse confidato loro di aver scoperto un caso di incesto in famiglia. L'incesto riguardava suo marito Charles e sua figlia, la 17enne Marie. È emerso inoltre che alcune settimane prima del fatidico Natale, Marie aveva condiviso un terribile segreto con la sua amica, Ella May Johnson. Durante un pigiama party, Marie aveva detto ad Ella May che era incinta di suo padre e che entrambi i suoi genitori sapevano della gravidanza. Un'altra storia riportata da un vicino di casa della famiglia Lawson, Sam Hill, riporta invece che Charles avesse violentato sua figlia e che quando questa rimase incinta, l'aveva avvertita che se l'avesse detto a sua madre o a chiunque altro, ci sarebbe stato un massacro. Nella foto di famiglia la pancia di Mary è appena abbozzata e lei guarda impassibile verso l'obiettivo, mentre la posa di suo padre sembra quasi di sfida. Il delitto da allora è entrato nella storia popolare, con racconti, canzoni, libri e film. Continuiamo con il secondo caso, la scomparsa dei Sodder. Carolina del Nord. E dai, ci danno con i fatti macabri qui. Teatro di un altro strano oscuro episodio andato in scena la notte di Natale. Siamo a Fayetteville, piccolo centro minerario dove vive la famiglia di George Sodder. Originario del nostro paese, precisamente sardo, Soddus Sodders lavorava come trasportatore di carbone. Sodder era il patriarca di una famiglia molto numerosa, composta dalla moglie Jenny e 10 figli di età compresa tra i 3 e i 23 anni. Joe, il figlio maggiore, era nell'esercito lontano da casa. Poi c'erano George e George Jr., rispettivamente di 23 e 16 anni, entrambi minatori, e Marian, 17 anni, che faceva la commessa. Infine c'erano i piccoli Maurice, di 14 anni, Martha, di 12, Louise, 10, Jenny, 8, Betty, 5 e la piccola Silvia, di appena 3 anni. La loro sarebbe la comune storia di una numerosa famiglia italiana immigrata in America nel dopoguerra, in cerca di un futuro migliore, se non fossero stati i protagonisti di uno dei più inquietanti rapimenti del Novecento. La notte del 24 dicembre 1945 la casa intenta spacchettare i regali di Natale, quando mamma Jenny decide di andare a dormire e lasciare i piccoli alla loro dolce confusione di carte e nastri. Quando si alza per controllare che tutto sia in ordine, la donna trova le imposte aperte e la porta di casa socchiusa, con la luce all'ingresso ancora accesa. Jenny non se ne dà preoccupazione, spiegandosi l'episodio come l'ennesima marachella di figli. Dopo poco il telefono squilla e temendo cattive notizie, Jenny si precipita a rispondere. Una voce femminile le chiede di qualcuno che non ha mai sentito nominare e che non abita in casa Sodder. La donna fa appena in tempo a rispondere che c'è stato un errore, ma dall'altra parte della cornetta risuona una sinistra risata. Uno scherzo, pensa Jenny, mentre torna a dormire, quando sente il frastuono di un oggetto pesante che si schianta sul tetto dell'abitazione. Non ha il tempo di andare a verificare cosa stia succedendo, che viene investita dal fumo dell'incendio che in pochi istanti è divampato in casa. I Sodder fuggono dalla casa in fiamme trascinando i figli più grandi, ma i piccoli Maurice, Martha, Louis, Jenny, Betty sono rimasti al piano superiore, chiusi nella loro stanza. George fa per prendere la grande scala che tiene sempre all'esterno della casa, ma è sparita. Il destino sembra giocare un brutto tiro dopo l'altro alla famiglia, tanto che persino i vigili del fuoco arrivano sul posto dopo diverse ore, alle 8 del mattino, quando ciò che resta nella carcassa dell'abitazione è pressoché carbonizzato. Sgomenti, i coniugi cercano i resti dei 5 bambini, che nessuno è riuscito a trarre in salvo, ma incredibilmente dei bambini non c'è traccia.
Il sole della mattina di Natale illumina una casa distrutta dal fuoco che sembra aver inghiottito 5 anime innocenti. Il fatto è che i bambini non si trovano ed il cortocircuito non sembra una spiegazione plausibile. L'impianto è stato da poco messo a nuovo e quel che resta dell'illuminazione di casa Sodder è ancora funzionante. Altro strano particolare, il filo del telefono è stato tagliato e deve essere successo poco prima dell'incendio, perché intorno alla mezzanotte la signora Sodder aveva risposto a quello che credeva essere uno scherzo telefonico e dunque la linea funzionava. Stranezze su stranezze, come le affermazioni dei vicini che parlano di palle di fuoco sul tetto di casa Sodder. Viene ritrovato quello che sembra essere il guscio di una bomba artigianale. Sono i bambini, Jenny, Marta, Maurice, Louis, Betty, che non vengono ritrovati. Non un resto, nulla di quelle 5 vite viene portato alla luce. Dopo 5 giorni dei fatti, le autorità emettono dei certificati che dichiarano i 5 giovani Sodder legalmente morti e rifiutano di indagare sugli avvistamenti che si verificano sin da subito. Il giorno successivo al devastante incendio, la proprietaria di una locanda vede nel suo locale 5 ragazzini in compagnia di alcuni adulti che parlano italiano. La donna è convinta che quei ragazzini siano proprio i piccoli Sodder, ma le sue parole non sono prese in considerazione se non da Jenny e George Sodder. Decisi a non arrendersi, i Sodder continuano a fare pressioni sulle forze dell'ordine. Vogliono sapere, vogliono capire dove sono quei bambini di cui non è rimasta traccia. Jenny e George non credono che quel filo del telefono tagliato, quella scala sottratta dal loro giardino, rappresentino delle sfortunate coincidenze. Jenny e George non credono che i loro bambini siano morti quella maledetta sera del 24 dicembre, ma che qualcuno, provocando l'incendio doloso che ha distrutto la loro casa, è riuscito a rapire i loro figli. Ma nessuno crede ai Sodder che saranno costretti ad ingaggiare investigatori privati per scoprire qualcosa sul destino dei loro piccoli. 1952. I Sodder fanno erigere un gigantesco cartellone che descrive quanto accaduto la notte dell'incendio, mostra le foto dei loro 5 figli e chiede cosa sia avvenuto. La ricompensa in denaro per chiunque abbia informazioni importanti, promessa dal cartellone, è molto elevata, $5,000. Ma nonostante questo memento che impedisce ad un'intera comunità di dimenticare 5 piccoli Sodder, non accade nulla. Nessuno si fa avanti. Soltanto 23 anni più tardi i Sodder ricevono la foto di un giovane uomo. È sorprendentemente somigliante al loro figlio Louis ed effettivamente sul retro è scritto il nome, Louis Sodder. Quel ragazzo è davvero Louis? Che ha spedito la foto a casa Sodder dopo tanti anni dall'incendio e perché? L'investigatore incaricato di scoprirne di più, fatalmente, scompare. Che sfiga, ragazzi. Una teoria, quella ritenuta più probabile, afferma che i bambini furono rapiti da un'organizzazione di stampo mafioso collegato con la Sicilia. Il codice di avviamento postale della fotografia di Louis lo conosco bene, 90132, Palermo. Teoria questa corroborata dal fatto che i Sodder stessi fossero di origine italiana. Soddu era il cognome originario. L'ombra della criminalità organizzata che in quegli anni faceva affari anche con il trasporto del carbone si allunga su questa inquietante scomparsa. George Sodder morirà nel 1969. La moglie gli sopravviverà altri 20 anni, tutti spesi a mantenere viva la memoria dei suoi 5 figli perduti in quella maledetta notte di Natale. Jean Benet Ramsey. Voliamo a Boulder, Colorado, 1996. La famiglia Ramsey è composta dal padre, John Benet Ramsey, uomo d'affari, la madre, Patricia Ann, detta anche Patsy, e i 2 figli, Burke, 9 anni, e Jean Benet, 6 anni. Una famiglia bellissima, non trovate? Jean Benet poi è una bambina particolarmente bella e per questo motivo partecipa a vari concorsi di bellezza, seguendo le orme della madre, anche se ex reginetta. In generale Ramsey sono una famiglia tranquilla e benestante, ben vista dalla comunità di Boulder. Purtroppo, nel Natale di quello stesso anno, un terribile evento sconvolgerà le loro vite per sempre. Dicembre 1996, Santo Natale, ore 22. La famiglia rincasa dopo aver passato la serata natalizia fuori.
I genitori mettono a letto i figli, dopodiché cominciano a preparare le valigie, in vista della partenza per il giorno successivo. Una volta terminato, si coricano anche due coniugi. Sono le 5:30 del mattino quando Patsy si alza. La donna nota subito qualcosa di strano sulle scale che portano alla cucina. Su un gradino sono adagiati tre fogli scritti a mano. I fogli provengono da un blocchetto di sua proprietà e per scrivere è stata utilizzata una penna che era presente nella casa. Leggendo il contenuto della lettera, la madre scopre che Jean Benet è stata rapita da un gruppo di persone. I rapitori chiedono un riscatto di $118,000 per riportare la bambina alla famiglia. La lettera termina con la parola Victory, seguita da uno strano acronimo, SBTC. La donna si reca nella stanza di Jean Benet ed effettivamente la bambina non è presente. Dopo aver svegliato il marito, decide di chiamare il 911 per ricevere soccorsi. Vengono avvisati anche gli amici di famiglia che si recano nella casa dei Ramsey. C'è un particolare strano nella lettera. La somma richiesta per il riscatto, $118,000, corrisponde al valore di un bonus natalizio che John aveva ricevuto per motivi lavorativi. Una casualità? Oppure i rapitori conoscono l'uomo? La polizia arriva all'abitazione intorno all'1. Giunti sul posto, l'ispettore Linda Hart chiede a John Ramsey e al suo amico Fleet White di ispezionare ogni stanza della casa. I due si dirigono nel seminterrato, dove faranno una terribile scoperta. Il corpo di Jean Benet giace a terra, avvolto da una coperta. Un nastro adesivo sulla bocca e i polsi sono legati con una corda, che risulta essere molto allentata. Intorno al collo della bambina è stata legata una garrota, formata con una corda di nylon e un pennello, preso direttamente dalla casa. Jean Benet è morta. È stata strangolata. Nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione, la bambina risulta essere deceduta. La casa viene messa sotto sequestro dagli inquirenti. Dentro l'abitazione non sono presenti segni evidenti di effrazione, anche se una finestra del seminterrato rotta non era stata riparata e alcune porte risultavano aperte, possibili punti di accesso per un intruso. In seguito l'autopsia certificherà che la causa della morte è asfissia da strangolamento associata ad un trauma cranico causato da un corpo contundente. Iniziano le indagini e i genitori sono i primi ad essere messi sotto sospetto. Sono molte le ipotesi in ballo, da uno scatto d'ira della madre a una reazione violenta del padre, fino ad arrivare alla tesi del fratello che avrebbe ucciso Jean Benet in una lite e poi sarebbe stato coperto dai genitori scenando la lettera e ritrovamento. C'è un problema però con tutte queste tesi, ovvero sono basate soltanto sulla suggestione delle particolari circostanze che hanno fatto da contorno alla morte della bambina e non sono supportate da nessuna prova. Lo strangolamento con la garrota è una metodologia di omicidio molto cruda e nel passato della famiglia Ramsey non si ravvisano episodi di violenza e maltrattamenti. A questo si aggiunge anche l'assenza di un movente plausibile, per cui i familiari avrebbero dovuto uccidere la bambina e in seguito al fatto avere anche la lucidità di riorganizzare una messa in scena con la richiesta di riscatto. Le indagini continuano e nel dicembre del 2003 viene estratto un DNA da una traccia di sangue misto della biancheria intima di Jean Benet. La traccia non appartiene a nessuno della famiglia Ramsey. Si tratta di un individuo di sesso maschile. Non viene trovata nessuna corrispondenza neanche nei database dell'FBI. Il 24 giugno 2006, Patsy muore all'età di 49 anni a causa di un cancro alle ovaie. Viene sepolta nel cimitero in Georgia, accanto alla figlia. Il 15 agosto 2006, John Mark Kerr, un insegnante di 41 anni, confessa l'omicidio della bambina. Kerr dichiara di averla drogata, violentata e in seguito uccisa, commentando il tutto come un incidente. Tuttavia il suo DNA non corrisponde al campione rinvenuto sul corpo di Jean Benet. I familiari del sospettato affermano che non può essere lui l'assassino, in quanto secondo le loro dichiarazioni nel Natale del 96 l'uomo si trovava con loro. Un mitomane? La sua posizione viene monitorata, ma su di lui non si troveranno prove concrete. Nel luglio 2008 la procura distrettuale di Boulder dichiara che a seguito dei rilievi di DNA i familiari non sono più considerati come sospettati. La madre nel frattempo era già morta. Numerosi indiziati si alternano nel corso degli anni. Michael Elgott, un elettricista di 26 anni, morto suicida nel 1997.
Bill McReynolds, un professore in pensione che aveva interpretato il ruolo di Babbo Natale nella festa organizzata in casa Ramsey pochi giorni prima dell'omicidio della bambina. Per nessuno di loro sono però mai emersi elementi di colpevolezza certa. L'ultimo in ordine cronologico è Gary Oliva, un pedofilo attualmente in carcere, che il 10 gennaio 2019 scrisse una lettera ad un amico in cui confessava l'omicidio della piccola Jean Benet. Anche questo è un caso di mitomania oppure una confessione reale? La sua posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno svolgendo accertamenti sulla sua figura. Lassie Patterson. Belli, sportivi, innamorati. Si erano sposati a St. Louis e trasferiti a Modesto, in California, per formare la loro famiglia. E ora che c'erano riusciti avevano tutto. Una bella casa con il cortile, un bimbo in arrivo, Connor, e un golden retriever. A Lassie, 27 anni, incinta all'ottavo mese di gravidanza, e Scott Patterson, 30, non mancava proprio niente per essere felici. Studentessa ed ex cheerleader, lei, bella, con gli occhi marroni, i capelli color cioccolato, aveva assunto un'aria dolcissima da quando era in attesa. Sportivo, amante del golf, con un buon lavoro alla Trader Corp, azienda che produce fertilizzanti. Lui, il principe della storia. Il 24 dicembre 2002 sarebbe stata la loro prima vigilia di Natale insieme. Quella sera Lassie apparecchiò la tavola con religiosa cura, accese la TV su un programma di cucina e si preparò a cuocere i biscotti mentre si accarezzava il pancione. L'indomani era il giorno più bello dell'anno, il primo da trascorrere con Connor in pancia. Ma l'indomani Lassie non c'era più, era sparita. Il caso scoppiato proprio il giorno di Natale sconvolse Modesto, dove i detective della polizia, John Bueller e Ellen Brocchini, andavano in giro a fare domande praticamente a chiunque. Quando arrivarono a casa Patterson, Scott era stranamente calmo, serafico. «Sono andato a pescare alla baia di Berkeley», disse ai due agenti, e loro poco convinti gli scaricarono contro una raffica di domande, alla quale Scott sembrava trovare sempre una risposta completa e ragionevole. E nessuna domanda da fare. Intanto la polizia stava addosso a Scott. Era venuto fuori che il giovane marito e futuro padre si era innamorato di una giovane donna, la bionda Amber Frey, una madre single della vicina Fresno, che fu convinta a collaborare con la polizia. Amber accettò di registrare le telefonate con Scott. Una in particolare era molto strana. «Il 9 dicembre mi hai detto che tua moglie non c'era più e questo sarebbe stato il tuo primo Natale senza di lei. Tua moglie è scomparsa il 24, perché mi hai detto questo?» «Ti spiegherò», dice al telefono lui. «Lo farò, ma di persona. Devo proteggerci». Il 13 aprile del 2003 una coppia che portava a spasso il cane trovò il corpo in decomposizione, ma ben conservato, di un feto maschio in una zona paludosa della costa della baia di San Francisco, a nord di Berkeley. Il cordone ombelicale era ancora attaccato, sembrava essere stato strappato, non tagliato, come è normale pratica dopo la nascita. Sebbene un giudice abbia reso secretati i risultati dell'autopsia, una fonte anonima ha rivelato che sono stati trovati un giro e mezzo di nastro di nylon intorno al collo del feto e un taglio significativo sul suo corpo. Un giorno dopo, un passante trova quello che resta del puzzle. Il corpo di una donna sulla costa rocciosa orientale della baia, a un miglio di distanza dal corpo del bambino. La donna indossa pantaloni beige e un reggiseno prima mano e pare che sia incinta o comunque che abbia da poco partorito. Il cadavere è talmente decomposto al punto da essere quasi irriconoscibile. La donna era stata decapitata e le mancavano gli arti. Il 18 aprile 2003 i risultati dei test del DNA danno la triste conferma. Si tratta del corpo di Lassie e del suo piccolo amore, Connor. Le autopsie su entrambi i corpi vengono eseguite dal patologo forense dottor Brian Patterson, che per uno strano scherzo del destino porta lo stesso cognome del marito e padre delle vittime. Secondo l'autopsia, la pelle di Connor non era decomposta, sebbene il lato destro del suo corpo fosse mutilato e la placenta e il cordone ombelicale non furono trovati con il corpo. La cervice di Lassie era intatta. La data esatta e la causa della morte della donna non furono mai determinate,
Aveva due costole rotte, anche se il dottor Patterson non poté determinare se ciò fosse accaduto prima o dopo la sua morte. La parte superiore del busto di Lassie era stata svuotata dagli organi interni, ad eccezione dell'utero, che proteggeva il feto. Il dottor Patterson stabilì che il feto era stato semplicemente espulso dal corpo in decomposizione di Lassie. Il 18 aprile, stesso giorno dei risultati del DNA, Scott Patterson viene arrestato nei pressi di un campo da golf di La Jolla, mentre si dà la fuga. Patterson aveva sentito la pressione e sapeva che lo avrebbero arrestato. Per questo aveva tinto i capelli di biondo e si era messo in viaggio con la sua Mercedes colma di oggetti vari, tra cui quasi $15.000 in contanti, 12 compresse di Viagra e un equipaggiamento per la sopravvivenza da campeggio. 16 maggio 2005. I giudici condannano Patterson a morte per l'omicidio della moglie e del figlioletto mai nato. Nel marzo 2019 il governatore della California, Gavin Newsom, ha emesso una moratoria per tutti i 737 prigionieri nel braccio della morte in California, incluso Patterson, definendo la pena capitale inefficace, irreversibile e immorale. L'ordine rinvia tutte le esecuzioni per la durata del mandato di Newsom come governatore. Patterson resta condannato all'iniezione letale. Oggi ha 48 anni. Il massacro di Covina. Vigilia di Natale. Il 45enne Bruce Pardo, vestito da Babbo Natale, con un pacco regalo contenente un lanciafiamme fatto in casa in una mano e una pistola semiautomatica nell'altra, bussò alla porta dei suoi ex suoceri a Covina, città alla periferia di Los Angeles. In casa c'erano circa 25 persone che festeggiavano beatamente il Natale. Ad aprirgli fu la nipote, Katrina, 8 anni, che felice di vederlo fece per abbracciarlo. Pardo gli sparò in faccia. Quindi avanzò, sparando indiscriminatamente contro tutti i frequentatori della festa. Il suo obiettivo è Silvia, l'ex moglie dalla quale aveva ottenuto il divorzio solo pochi giorni prima e 5 mesi dopo essere stato licenziato dal suo lavoro come ingegnere elettrico. Dopo gli spari, Pardo scarta il pacco regalo contenente il lanciafiamme e dà fuoco alla casa. 9 persone, tra cui l'ex moglie, Silvia, e i suoceri, morirono a causa dei colpi di arma da fuoco o per le fiamme. Altre 3 rimasero ferite. Fortunatamente Katrina, la bambina di 8 anni colpita in faccia, riportò ferite gravi, ma non letali. L'allarme fu dato da un sopravvissuto che chiamò le autorità dopo essere fuggito nella casa di un vicino. Le fiamme, alte oltre 20 metri, furono domate da 80 vigili del fuoco in 1 ora e mezza. A causa dell'intensità dell'incendio, le vittime furono identificate esclusivamente dalle loro cartelle dentarie. Dopo l'attacco, Pardo si cambiò e guidò fino a casa di suo fratello, a circa 30 miglia dalla scena del crimine, dove in seguito fu trovato morto suicida. Se vi va, ricordatevi di iscrivervi al canale per sostenerlo e farlo crescere. Al prossimo video. Ciao!